La cultura come strumento fondamentale per avvicinare i popoli, segnatamente Italia e Armenia. Fondazione Aria, in collaborazione con i comuni di Pescara e Atri, ha presentato questa mattina il programma generale della nona edizione della rassegna internazionale d'arte e cultura contemporanea Stills of Peace, con una visita in anteprima, riservata alla stampa, delle mostre ospitate dal Museo d'Arte Moderna Vittoria Colonna. Direttrice dello Iacono, la peculiarità di questa edizione Pescara. Sì, dopo quasi 10 anni di collaborazione con il Comune di Atri, la Fondazione Aria ha attivato quest'anno questa bellissima collaborazione con la città di Pescara, che ha messo a disposizione questa struttura riaperta del Museo d'Arte Moderna Vittoria Colonna, dove abbiamo organizzato 3 delle 7 mostre previste dalla rassegna d'arte e cultura contemporanea Stills of Peace and Everyday Life, Italia e Armenia. Qui ospitiamo 16 artisti, di cui più della metà armena, arrivano anche da Yerevan, soprattutto 4 fotografi ospitati qui proprio da questo, dalle sale di questo museo. Tra l'altro proprio l'immagine icona di questa rassegna è questa bambina adolescente ritratta da Zaven Kachikian, che veramente questo sguardo limpido che ci arriva dritto alle nostre coscienze ci dà molta speranza. Presidente, la cultura come strumento direi fondamentale per avvicinare i popoli, questa ne è la conferma, direi. Questa ne è la conferma. La conoscenza e la cultura sono fondamentali per i popoli, per comprendersi. Daremo anche una bella rassegna cinematografica insieme a queste 7 mostre d'arte. L'Armenia è un paese straordinario, la prima culla del cristianesimo, che ha una tradizione, una grande tradizione storica, attraversato e attraversa, ahimè, anche oggi, momenti molto difficili nella storia, ma è riuscita sempre a risollevarsi proprio per questa sua grande tradizione culturale. Anche i paesaggi sono straordinari, i monumenti sono straordinari.